Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 1197, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 aprile 2013 numero 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato respinto l'emendamento all'ASIA 1.50. Passiamo dunque all'emendamento Mannino 1.6 a pagina 2 del fascicolo. Ha chiesto la parola la deputata Mannino, ne ha facoltà. Sì, grazie governo. Presidente, mi scusi. Sì, allora, questo emendamento proprio entra nello specifico del metodo, in particolare, in cui nel particolare si chiede di aggiungere la proroga della nomina del commissario straordinario per una sola volta. Da più parti, dai vari gruppi parlamentari, è stata dichiarata la volontà di uscire da questa gestione straordinaria delle emergenze di varia natura, proprio per tornare alla normalità. Sappiamo benissimo che le gestioni straordinarie vanno in deroga alla normativa vigente, alla normale gestione di un'emergenza, e quindi chiediamo di votare con parere favorevole questo emendamento proprio per iniziare a mettere uno stop a quelle che sono le tantissime, troppe gestioni straordinarie del nostro Paese. Grazie. Bene, ha chiesto di parlare a titolo personale sullo stesso emendamento il deputato Bonafede. Ne ha facoltà per 1 minuto. Allora, l'emendamento in questione prevede appunto una gestione d'urgenza e prevede in particolare che ci possa essere una proroga di una sola volta del governatore Rossi, governatore della Toscana, come commissario speciale. L'emendamento noi siamo sicuri che non vada bene per il semplice fatto che il problema va risolto alla radice, e cioè non è più possibile permettere che ci siano commissariamenti sostanziali in cui l'amministrazione coinvolta territorialmente, che ha già una voce in capitolo importante, assuma anche il ruolo e la carica di commissario speciale. È una cosa con cui ci siamo trovati d'accordo con le altre forze politiche in Commissione Giustizia per altri tipi di provvedimenti. Non capiamo perché le stesse forze politiche, rispetto a un atto così importante, la pensino in maniera completamente diversa. Grazie, ha Grazie. chiesto la parola il deputato Artini, 1 minuto. Grazie Presidente. Anche in riferimento alle parole dell'onorevole Bonafede, volevo far presente che la scelta del governatore Rossi come commissario, per questa importante opera di bonifica è assolutamente sbagliata, anche in relazione alle parole che avevo, citato prima rispetto ai cittadini di Piombino e in relazione alla parte ambientale e della situazione turistica che verrebbe a mancare come prospettiva. In particolare, il governatore Rossi, anche a nostra richiesta di tutti e 9 i parlamentari, sia senatori che deputati, che hanno fatto richiesta di un incontro, ha ignorato palesemente, demandandoci ad altri assessori, quella che è la nostra volontà di discutere di questi argomenti che trattano anche della sanità e delle problematiche ambientali che ci sono in Toscana. Quindi per noi riteniamo che questo emendamento sia effettivamente questa cosa sia effettivamente da togliere nel decreto. Grazie. Grazie, ha chiesto di parlare il deputato Segoni, 1 minuto. Grazie Presidente. Sempre mi riallaccio al discorso intavolato dai miei colleghi Bonafede e Artini. Il Presidente Rossi, oltre a aver dimostrato nei fatti la sua non disponibilità a dialogare con noi parlamentari, figuriamoci se può stare anche solo ad ascoltare le istanze dei cittadini. Per questo, secondo noi, è particolarmente inadatto per questo ruolo che il comma gli attribuisce, e per questo siamo a favore della
diciamo così, abbiamo proposto questo emendamento per limitare la sua rieleggibilità. Inoltre ci tengo a sottolineare che anche in virtù dell'aspetto ambientale che coinvolge l'area di Piombino, Rossi a più riprese in Toscana ha adottato provvedimenti contrari all'ambiente. Grazie. Baldassarre, il deputato Baldassarre, un minuto. Sì, grazie. Sempre per ricordare che anche per quanto riguarda me il commissario straordinario non dovrebbe essere appunto Rossi, anche perché lo stesso ad una riunione a Volterra disse che le multinazionali devono essere coccolate. Ecco, una persona che va a cercare accordi con le multinazionali che mirano solo al loro profitto, a discapito delle piccole e medie imprese del territorio che operano o che operavano nel territorio, ci sembra un po' fuori luogo in questo momento. Anche perché se andiamo a guardare alcuni dati della Toscana, negli ultimi anni la disoccupazione è aumentata dal 5 al 10% secondo i dati Istat e quella giovanile supera il 30%. Inoltre la produzione manufatturiera ha avuto un calo del 20% negli ultimi anni. Tutto questo grazie, forse anche la responsabilità ce l'ha anche il Presidente Rossi. Grazie. Ha chiesto la parola la deputata Gagnarli, ne ha facoltà un minuto. Grazie Presidente. Sempre in merito a questo emendamento, vorrei sapere quale garanzia di competenza, serietà e trasparenza può darci la nomina del governatore Rossi. Ricordo che come assessore alla sanità in Toscana ci dovrebbe spiegare come si è creato un buco di oltre 400 milioni di euro. Come si può nominare chi ha usato la sanità e le sue risorse per costruire consenso? E le centinaia di milioni di euro che mancano oggi alla sanità toscana, vorrei ricordare che come sempre sono messi in conto ai cittadini. Grazie, ha chiesto di parlare la deputata Colonnese, ne ha facoltà. Sì, in realtà io riprendo un attimo le parole anche dei miei colleghi per ricordare che i commissariamenti sono una cosa importantissima nelle regioni. Ricordiamoci sempre che in Campania la tragedia più grossa si è avuta proprio per una quantità di cariche istituzionali che venivano fatte sempre alle stesse persone, e ricordiamo, e mi piace ricordarlo in quest'aula, che Bassolino risulta prescritto dal processo Romiti, quello in cui era anche coinvolta l'Impregilo. Ora questo significa semplicemente di fare attenzione e soprattutto di non utilizzare dei decreti che non fanno capire bene come risolvere le questioni. Ha chiesto la parola il deputato Gallinella, ne ha facoltà, grazie. Grazie Presidente. Piombino è un sito SIN. In Italia ci sono almeno 57 zone dove si muore di più, ci si ammala di più e si vive respirando veleni, 28 dei quali interessano la fascia costiera. Per legge questi siti dovrebbero essere stati bonificati, quindi se si parla di Piombino non possiamo non parlare anche di Broni, oltre Po Pavese, dove c'è l'amianto, Colleferro, col fiume Sacco, dove nelle acque c'è beta-sacloro e mercurio. Poi c'è Taranto e Tamburi con l'Ilva, poi Crotone con la, vi ricordo, la scuola dei veleni, le 400.000 tonnellate sul sottosuolo. Poi c'è la laguna di Marano, dove nelle acque c'è il mercurio che è 100 volte superiore alla media. Quindi bonificare queste aree, questa è l'emergenza. Bisogna partire da qui, non certo con l'Expo. Grazie. È iscritto a parlare il deputato Crippa, un minuto a titolo personale. Sì, grazie Presidente. Volevo intervenire a supporto dell'emendamento 1.6. Non ha senso oggi ancora parlare di proroga nel tempo dei commissari. I commissari sono una gestione fallimentare per lo Stato, in quanto ancora oggi ci troviamo a parlare, anche nel caso di Ilva, di commissariamento, ci troviamo i commissari come gestori delle cose normali, delle faccende, delle istituzioni pubbliche. Questo vuol dire che lo Stato sta fallendo nella sua macchina burocratica e nella sua macchina legislativa. Non riusciamo a uscire da questo impasse che deve vedere il commissario come l'unto del Signore per gestire le problematiche del nostro paese. Su questo punto noi siamo abbastanza critici e pertanto direi di accogliere a pieni mano almeno il rinvio. Grazie, massimo ha finito un anno. Il suo tempo. È scritto a parlare D'Ambrosio, un minuto a titolo personale. Presidente,
il commissariamento spesso è perlomeno un qualcosa che va in deroga, diciamo così, alla legge, e la legge sappiamo essere il fondamento della nostra democrazia. Io vedo che alcuni colleghi dichiarano che quello che è l'ostruzionismo che oggi il Movimento 5 Stelle sta facendo in quest'Aula per richiamare a quelle che sono le nostre motivazioni e le nostre idee viene definito come un qualcosa di squallido relativamente a un'assemblea di istituto con insulti, urla e cori, e si dice che tutto questo è penoso. Per me è penoso quando invece si confonde quella che è una repubblica basata sul Parlamento e quindi una repubblica parlamentare con quello che è una repubblica assembleare, di fatto è questa, dove arriva un qualcuno dall'esterno che di fatto impone all'assemblea quello che deve Grazie, fare. Grazie, esaurito il suo tempo. Colletti, a titolo personale, un minuto. Grazie Presidente. Nel passato abbiamo visto che purtroppo la figura del commissario è una figura che non ha mai funzionato a dovere. Abbiamo l'esempio della protezione civile, dei cosiddetti grandi eventi. Purtroppo abbiamo visto che lì si è annidato il malaffare. Dove si poteva derogare alla legge, dove si poteva derogare al contratto degli appalti, lì si è annidata la corruzione. E poi in base a questo emendamento mi chiedo, ma se un commissario ha fallito durante il suo primo periodo, perché deve essere prorogato indistintamente? Lo vogliamo mettere un limite al fallimento di una persona? Grazie. Di Battista, un minuto a titolo personale. Poi ha chiesto la parola il relatore Bratti. Grazie Presidente. Io sono d'accordo con i miei colleghi. Qua dobbiamo tornare a parlare di politica, e la politica non è accentramento di poteri. Per cui la figura del commissario è evidente, è una figura estremamente rischiosa, perché quando una persona detiene troppo potere può abusarne. Anche l'esempio romano e laziale dimostra che abbiamo ragione. Il commissario Sottile non ha affatto risolto i problemi della discarica di Malagrotta, ricordo a tutti la discarica più grande d'Europa, e nel Lazio, nella nostra regione, i rifiuti vengono ancora gestiti come accadeva durante il periodo etrusco, cioè o si bruciano o si sotterrano. Anche queste sono responsabilità del commissariamento di un problema che non era affatto urgente, perché da anni si sapeva che il problema dei rifiuti, della gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio Grazie, era di priorità. Grazie, hai esaurito Grazie il tuo tempo. La parola al relatore, deputato Bratti, prego. Signor Presidente, io chiederei una sospensione di mezz'ora, 35 minuti, perché, anche 40 forse, perché come comitato di 9 ci vorremmo riunire per capire insomma lo stato dei lavori, per fare alcune proposte anche al governo, e quindi chiederei la sospensione di questo tempo per poi riprendere i nostri lavori in aula. Grazie. Bene, se non ci sono osservazioni contrarie da parte dei gruppi...